Sei persone ritenute affiliate al clan camorristico dei Sarno sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I militari hanno anche sottoposto a sequestro preventivo una ditta edile. Nel corso di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia sull'attività del clan Sarno e sul gruppo, ormai inglobato degli orifici arlistico terracciano, attivi in buona parte del capoluogo campano e della provincia di Napoli, è stato accertato che con intimidazione una cordata di 3 imprenditori era stata esclusa dall'aggiudicazione di un appalto di 6 milioni di euro per la ristrutturazione del cimitero di Pollenatrocchia nel Napoletano. L'appalto se lo era aggiudicato una ditta collegata ai Sarno, clan ormai decapitato dagli arresti del 1 e 5 aprile ai danni dei due boss Vincenzo e Giuseppe. L'ultimo colpo, prima di quello di ieri, invece, fu assestato il 27 maggio, quando furono arrestate 64 persone del clan arlistico Terracciano Refice, tra cui la reggente Luisa Terracciano.